benvenuti in una nuova rubrica. Nuova per il mio canale, si intende, perché sul canale di Rixel, con il quale quest'oggi sarò qui ad esporre, sono in realtà già usciti due episodi. Uno molto vecchio, l'altro decisamente più recente. Detto questo, che cos'è Esclusiva? Nient'altro che un format all'interno del quale tenteremo di creare dei Pokémon non solo originali dal punto di vista del design e della caratterizzazione, ma che sappiano anche sfornare un'ottima lore. E onestamente non credevo che come primo episodio su questo canale avremmo avuto così tanta lore. Perché sì, il Pokémon che state per vedere è un mindfuck pazzesco. È arrivato dunque il momento di mostrarvi la nostra creazione. Ciao, sono Rixel. Probabilmente mi conoscerete già come colui che ha disegnato un Pokémon diventato virale in tutto il mondo sotto mentite spoglie dal nome di pre-evoluzione di Zeraora. Oppure come il disegnatore del celebrissimo Pokémon Culo. Probabilmente non mi conoscerete proprio. Ma quest'oggi siamo qui per presentarvi una delle mie ultime creazioni. Parliamo naturalmente di Onei, il Pokémon teletrasportocchio. E a vedere questo Pokémon così avete tutti i diritti di dire: ma questo Pokémon è una forma galleriana di Sableye? Non facciamo spoiler, perché di questo ne parlerà più tardi il mio collega Creepy. No, comunque si tratta di un'altra specie di Pokémon, e proprio per questo il suo compset è tutt'altro che poco interessante. Ci basti solo pensare che i suoi occhi sono in realtà dei teletrasporti. E ok, è un po' strano, ma adesso ve lo spiego. Questo Pokémon è estremamente interessante perché ha abitudini e stile di vita completamente differente da qualsiasi altra specie tuttora conosciuta. Per prima cosa, Onei vive nella comodità. Non si trova libero in foreste, grotte o altri ambienti naturali. No, lui è così intelligente che ha capito che per vivere bene bisogna adagiarsi alle comodità che la sedentarietà offre. Ragione per cui questo Pokémon si crea una vera e propria casa. Una casa. Un'abitazione abbastanza rudimentale, ma che comunque gli offre alcune comodità. Insomma, questo Pokémon solitario ha un vero e proprio luogo dove di giorno si va a rifugiare per dormire e soprattutto per nascondere le sue rifurtive. Avete capito bene. Durante la notte il Pokémon esce da quella che è la sua casa per andare in cerca di gemme di ogni genere e tipo, o scavando personalmente nelle varie grotte, o andando a rubacchiare a destra e a manca a coloro che appunto possiedono queste gemme. Insomma, un vero e proprio ladro specializzato solo nel furto delle gemme. Non si sa benissimo il motivo per il quale questo Pokémon sia così tanto interessato a questo particolare tipo di oggetto, ma rimane comunque una gran piaga per tutti coloro che si ritrovano senza neanche accorgersene le tasche vuote derubati delle loro gemme, appunto. Ed è qui che entra in gioco un'altra abilità di Onei, ovvero la possibilità di teletrasportare la sua refurtiva direttamente a casa sua. Il modo in cui lo fa è un po' strano e per certi punti di vista anche inquietante. Prende le gemme e se le infila negli occhi. Sembra strano, però in realtà i suoi occhi sono dei veri e propri teletrasporti che collegano lui con la sua abitazione. Non appena invece il sole sorge in cielo, il Pokémon finisce la sua frenetica ricerca delle gemme e torna alla sua rudimentale casa. Questa operazione avviene grazie a quei semicerchi che gli spuntano dai polsi. Infatti, unendoli, formano un unico grande cerchio che gli permette di, entrandoci dentro, ritornare a quella che è appunto la sua casa, la sua abitazione, in modo piuttosto rapido. Alcuni studiosi ritengono che le capacità psichiche di Onei si siano sviluppate nel corso degli anni, quando questo Pokémon, per confondersi dai Sableye e potergli quindi rubare le loro gemme, si è appunto incastonato queste ultime negli occhi. Un gesto disperato e esagerato, ma che probabilmente sarà stato necessario per il Pokémon, che altrimenti non sarebbe riuscito a reperire quelle gemme che altrimenti i Sableye si sarebbero mangiati. Col tempo questi strani cristalli che si sono incastonati negli occhi gli hanno dato questi poteri psitici e divennero dei veri e propri teletrasporti. Quello che vi ho detto però è abbastanza impreciso, perché si tengono tuttora gli studi su questa specie di Pokémon, quindi sì, è tutto ancora un po' da scoprire. Insomma, l'invenzione di Onei l'ho avuta 3 anni fa. Disegnato per la prima volta in questo modo a computer, ho deciso di ridargli un po' di onore con questo restyle, che si collega anche meglio alla lore di cui adesso il nostro amato Joe Creepy Stories ci andrà a parlare. Che dire, è un Pokémon davvero misterioso e spero che in futuro possiate fare la sua conoscenza. Dopo aver parlato di aspetti più tecnici di Onei, è arrivato il momento di delinearne la lore. Come già accennato, Onei ha a che fare con uno dei Pokémon più misteriosi e allo stesso tempo più interessanti di terza generazione, ossia Sableye. In origine, infatti, più di 10.000 anni fa e prima dell'era glaciale che colpì l'intero mondo Pokémon, esisteva un unico essere da cui discendono tanto Sableye quanto Onei. Una creatura sorprendentemente intelligente per l'epoca, tanto da far concorrenza agli esseri umani in tal senso. Ma non solo, perché quell'essere fu in grado di costruire
costruire un tessuto sociale del proprio gruppo degno di un essere dotato di intelletto. Così come gli esseri umani, anche quel Pokémon trovò un modo per determinare il rango sociale di uno specifico individuo. Ed esso era determinato dalle gemme di cui la regione in cui il Pokémon abitava un tempo era ricchissima. Il loro valore era paragonabile a quello che per noi oggi è il denaro. Generavano rispetto per il loro possessore, erano sfoggiate orgogliosamente e permettevano di accedere a maggiori scorte di cibo, che di fatto era l'unica spesa che il Pokémon aveva. Non si trattava ancora di un'economia monetaria, ma sicuramente basata sul baratto, che dimostra l'esistenza nella mentalità di quel Pokémon dei concetti di valore e soprattutto di possesso. Ma è proprio riguardo a quest'ultimo che sopraggiunse una frattura all'interno della società irreparabile, che portò alla fine non solo di quest'ultima, ma del Pokémon stesso. Il desiderio di possedere gemme si tramutò inizialmente in ossessione, poi in mania e infine in pazzia. La brama di possedere gemme finisce per diventare, per processi psicologici devianti, desiderio di ingerirle. Voler diventare un tutt'uno con l'oggetto desiderato, però, non poteva che far scaturire la reazione di quella parte del gruppo sana. E allora il Pokémon giunse a scindersi in due specie diametralmente opposte. Il Pokémon originario possedeva solamente il tipo spettro. Negli individui deviati, le gemme ingerite provocarono un processo ancora sconosciuto per il quale il Pokémon acquisì il tipo buio. Ad oggi questa specie è conosciuta come Sableye. Al contrario, chi non si fece consumare la ragione dalle gemme imparò a difenderle e simultaneamente acquisì un'intelligenza tale da imparare la tecnica del teletrasporto e teletrasportare le pietre preziose in luoghi sicuri. Perciò nel tempo acquisì il tipo psico e imparò, grazie alla sua abilità, a neutralizzare il tipo buio per far fronte a quelli che un tempo erano compagni e che sono diventati purtroppo nemici. Nell'epoca attuale questo Pokémon prende il nome di Ounai. Del Pokémon originario pare non essere rimasto nulla, anche se alcune leggende nella sua terra di origine narrano di un esemplare vissuto per più di 10.000 anni. Un esemplare che anticamente, ancora quando esisteva il Pokémon originario, venne esiliato dalla sua società e conseguentemente non fu vittima dei suoi cambiamenti. Ad oggi però queste leggende sono appunto leggende e non c'è ancora nulla di provato. Nel tempo Sableye e Ounai presero strade diverse. Il primo si diffuse nel mondo alla costante ricerca di gemme, mentre il secondo rimase nella sua terra di origine. Ad oggi restano pochi esemplari di questo Pokémon, ma si dice convivano con la società umana e che quest'ultima li rispetti. Nonostante infatti Ounai sia propenso a sottrarre gemme agli esseri umani, questo è dovuto al trauma che la sua specie ha vissuto 10.000 anni fa. Ounai non ruba per cattiveria, ma per semplice istinto di difesa di quegli oggetti che per lui sono quasi sacri. E a distanza di 10.000 anni, quel cambiamento Ounai lo sente ancora. Veniamo alla morale di questa storia. La lore che abbiamo creato di Ounai e di Sableye riflette l'atteggiamento psicoanalitico che la stessa psicanalisi ha verso la pratica del cannibalismo. Sembra strano, ma adesso vi spiego. È opinione diffusa in questa disciplina che il cannibalismo non sia nient'altro che desiderio di identificarsi con l'oggetto amato, a tal punto da volerlo fagocitare al proprio interno. Una spiegazione questa che trae la sua ispirazione dal mito antropologico descritto da Freud e posto all'inizio della società, quando i figli del primo padre, in un rapporto di amore e odio verso quest'ultimo, si cibano del suo corpo, facendo propri nel proprio inconscio quelli che erano i divieti imposti da quel padre per il quale i figli lo odiavano. Un racconto posto all'origine della civiltà che rivive ancora oggi e rivive in pratiche innocue, come ad esempio la messa all'interno della quale noi ci cibiamo del corpo di Cristo e in senso lato del corpo del Padre Eterno. E non a caso, per vari fraintendimenti o per malafede, durante la Roma imperiale una delle accuse che fu rivolta ai cristiani fu proprio quella di cannibalismo. Insomma, alla fine la storia di Ounai e di Sableye è la storia della civiltà, dei suoi drammi e dei potenziali effetti che quest'ultima può avere sugli individui. E di fatto si tratta di una caricatura della società umana, dove ancora oggi l'amore molto spesso prende la forma dell'identificazione, al punto da voler assorbire chi è amato nella propria persona, a volerlo rendere un oggetto e non un soggetto. Ci sono tanti esempi che mi vengono in mente in questo senso, ma uno in particolare credo sia abbastanza rilevante. Penso a quando un genitore non accetta che il figlio prenda proprie scelte e decide piuttosto di renderlo uguale a se stesso, imponendogli dei percorsi di studio, delle attività. Ecco, in questo genere di casi non credo che si sia troppo lontani dalla pazzia di Sableye. E allora che questa storia sia un po' di monito alla società per quanto possibile. Una storia che forse ci vuole insegnare che il vero amore non è l'identificazione, che quella è una forma malata. O forse più che malata, è semplicemente una forma incivile di amore, all'interno della quale i diritti degli altri non sono rispettati. E certo, le gemme non hanno i diritti, ma le altre persone forse sì.
Bene signori, avete visto Ounai, qui con me, come vedrete, c'è Simone. Io fra, credo che un Pokémon con una lore così bella non ce lo aspettavamo neanche noi probabilmente quando l'abbiamo creato. No, io me lo sono immaginato solo dal design, poi come al solito tu hai fatto tutto. Cioè, esatto, figa. Però la parte interessante è stata che siamo partiti da un Pokémon che abbiamo guardato e abbiamo detto, beh, questo è Sableye. E poi abbiamo detto, ok, perfetto, siccome il fatto che sia Sableye sembra un difetto, facciamolo diventare un pregio con questa lore. Esattamente, è una figata questa cosa, veramente bello. Tra l'altro poi in editing le animazioni sono venute benissimo, quindi sono stracontento di come è venuto fuori, devo dire. Non vedo l'ora di vederle. Credo non l'hai ancora visto, giustamente. Ragazzi, importantissimo, io e il buon Creepy siamo strafelici di vedere magari i vostri disegni che fate su questo determinato Pokémon. Quindi disegnate, fateci fan art, disegnatelo in pose diverse, usate la vostra fantasia, pubblicate il disegno su Instagram taggando me e il buon Creepy. Dovrebbero esserci in editing i profili in questo momento. Sì, molto bene. Se mi ricordo. Detto questo ragazzi, noi speriamo che il video vi sia piaciuto. Se è così, ovviamente vi invitiamo a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale, ma soprattutto un'iscrizione al canale di Rixel che trovate nelle schede. Per il resto mi raccomando, passate dai social anche per il contest e premete le campanelle di entrambi i canali a questo punto per rimanere sempre aggiornati. Per il resto noi ci salutiamo e ci becchiamo in un prossimo video anche sul canale di Rixel. Ciao!